ONA, Osservatorio Nazionale Amianto, da una base centrale si diffonde, si capillarizza in tutta Italia. Ho al mio fianco, alla mia sinistra, l'avvocato Ezio Bonanni, che è il presidente di ONA, e la dottoressa Anna Pasotti, che è la responsabile ONA per quanto riguarda la Lombardia. Allora, avvocato, la necessità che una struttura centrale poi abbia, come dire, i suoi addentellati, abbia le sue ramificazioni operative in tutta Italia, dal nord al sud, e abbiamo la prova vivente della dottoressa Pasotti. L'ONA è organizzata in tutto il territorio nazionale fin dal 2008, e cioè dalla Costituzione, e ha rappresentato la tutela dell'ambiente e della salute. Nata dal grido di dolore delle vittime dell'amianto, ha trasformato la protesta in proposta, e quindi bonifica, messa in sicurezza dei siti, prevenzione e precauzione, quindi evitare l'esposizione, e la tutela per chi ha subito una malattia, quindi medica e risarcitoria. E quindi rafforziamo la nostra struttura territoriale in Lombardia con la dottoressa Pasotti, una donna giovane e intelligente, una professionista che sa il fatto suo e che potrà collaborare con tutti gli altri per portare avanti il programma dell'ONA. Dottoressa Pasotti, la Lombardia, il suo impegno per l'ambiente, per la difesa del diritto alla vita, alla salute, e le criticità che purtroppo esistono in Lombardia. La missione di ONA sulla Lombardia, che guidiamo attraverso la visione dell'avvocato Bonanni, ma soprattutto attraverso i suoi racconti, le sue cause vinte, è quello di rafforzare l'informazione su di un territorio che già tanto si è impegnato nella bonifica, sta stanziando ancora fondi a fondo perduto per la bonifica, ma l'intento è quello di portare l'informazione per cercare di evitare errori che si sono fatti in passato, errori che si potrebbero fare anche nel breve e nel prossimo futuro. Dobbiamo garantire, come ci insegna la sostenibilità, un futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti, e attraverso l'informazione, attraverso un approccio alla prevenzione, l'approccio precauzionale, che si riuscirà a portare il messaggio che attraverso la bonifica possiamo evitare ciò che è stato fatto in passato.